Buongiorno amici di Quotidiano Net. Tutti quanti stiamo gioiendo questa mattina insieme a un'Italia che ha sorpreso tutti battendo 2-0 il Belgio nella prima partita dell'Europeo 2016, quella che ci metteva a confronto con i Diavoli Rossi, una squadra molto forte dal punto di vista tattico, ma soprattutto con elementi di grande valore. Giovani di spicco che però ieri si sono arresi davanti a un'Italia straordinariamente unita, compatta, solida, con le idee chiarissime dal punto di vista della strategia. E qui sta il lavoro fondamentale di Antonio Conte. Questa è prima di tutto la sua vittoria. È riuscito questo allenatore a valorizzare un gruppo di giocatori che tecnicamente, nel complesso, è inferiore a molte delle squadre presenti all'Europeo. Eppure da questo gruppo Conte ha cavato il massimo. Si è visto un'Italia molto funzionale, sempre ben disposta in campo, pronta ad agire sugli esterni, a lavorare di collettivo, ma anche un'Italia che sa recuperare quello che è l'antico DNA del calcio del nostro paese, cioè una difesa solidissima, arroccata se serve, e il contropiede micidiale con cui nel finale Pelé ha realizzato il gol del 2-0. Solidità della difesa, solidità del centrocampo, contropiede fulminante, sono le sicurezze a cui l'Italia storicamente si è sempre appoggiata. Conte di suo ci ha messo molto di nuovo perché l'Italia dà sempre la sensazione di recitare il copione giusto al momento giusto. Quando c'è da offendere lo fa, quando c'è da difendersi riesce a farlo con ordine. Quindi è un'Italia molto promettente, si proietta già idealmente verso la seconda fase del girone. Qui però gli entusiasmi vanno placati, anche perché tutti ricordano il promettente inizio dell'Italia di Prandelli in Brasile e sappiamo come è andata a finire. Sicuramente Conte ha le caratteristiche giuste per mantenere alto o altissimo il grado di concentrazione. Pensate che questa mattina i giocatori hanno già svolto un primo allenamento defaticante e hanno già visto un video della Svezia. Forse si arriva a un'ossessione eccessiva, ma è così che Antonio Conte ha forgiato i suoi giocatori, è così che sta teleguidando sul campo questa Italia come se fosse un joystick, come se fosse una macchina diabolica nelle sue mani. Se questa felicità di assetto e questa intesa naturale che c'è tra l'allenatore e la squadra continueranno, questa Italia può davvero andare lontano. Appuntamento a domani.